Il paese di Fossa è un grande buco nero nella ricostruzione. Nel suo centro storico abbandonato dal 6 aprile 2009, il tempo sembra essersi fermato. Soltanto i gatti si muovono silenziosi e indisturbati tra i puntellamenti e nella piazza deserta, rimasta in balia della natura che via via si riprende i suoi spazi. Fossa è il simbolo della ricostruzione che non va, soprattutto nei comuni del cratere sismico, dove spesso pochi tecnici hanno acquisito la maggior parte dei progetti che poi vengono portati avanti a rilento. E così a Fossa, dopo quasi 10 anni dal terremoto, su 44 aggregati immobiliari da ricostruire, sono soltanto 5 quelli diventati cantiere. Ma ora il sindaco Fabrizio Boccabella promette battaglia e a marzo scatteranno i commissariamenti dei consorzi non ancora costituiti. Abbiamo deciso con tutta l'amministrazione di firmare dei decreti proprio di ultimazione e consegna dei lavori per tutti quegli aggregati che stanno in centro storico e a tutt'oggi ancora o non sono costituiti come consorzio o ancora non hanno presentato la proposta di progetto, comunque la proposta di recupero dell'abitazione. Dopodiché si partirà con i commissariamenti? Abbiamo deciso quindi che l'inerzia dei consorzi, l'inerzia dei proprietari, l'inerzia dei progettisti e di tutta la filiera venga sostituita da personaggi con un apposito albo dei commissari che è stato ancora tutt'oggi aperto. Nel frattempo la popolazione dove vive e cosa si fa per tenerla insieme? Allora, la popolazione, 384 persone stanno nei MAP, nel villaggio MAP, che è quello dove ha sede pure l'USRC. E l'altra parte sta nella zona residenziale, tenerle insieme comincia a essere quasi un problema, anche se nello stesso tempo è anche, essendo il villaggio una sistemazione comoda, idonea, quindi confortevole, molti preferiscono rimanere al MAP anziché incentivare il rientro nelle case, quindi anche da quel punto di vista abbiamo introdotto l'affitto aumentato rispetto a quelli precedentemente fatti, proprio per cercare di incentivare al rientro nelle abitazioni a Fossa.